Benvenuti in punizione, larve! Perché vivere qui? È troppo bella, troppo popolare! Per aver fatto cadere il tuo telefono nel mio dessert. Adesso vibra in continuazione! Digli che sei occupata! Vivien è occupata, ma potete richiamarla! Basta così! E io? Cosa ho fatto stavolta? Tu sei sempre colpevole, Rudy! Oggi, voi due sarete miei servitori! Servire un inserviente? Vivien ha toccato il fondo! Non è così male! Possiamo mangiare tutti gli avanzi che vogliamo! Ehi, Nick! Ti va se torniamo a casa insieme? Certo! È quello che fanno i ragazzi che hanno la ragazza! L'accompagnano a casa! Ok, ci vediamo dopo scuola, Nick! Ciao, ciao! Perché Anna è così felice? Si è innamorata di un tipo fantastico! Deve essere Ted, quello della sua classe di matematica! No! Sono io! Se sei convinto tu, sei pronto per una missione da 100.000 punti? 100.000? Certo! Io mi chiamo Nick, sono nato pronto. Rivellini. Bene, perché dovrai uscire con Charlotte. So this is it, the day I've been waiting for. Yes, this is it, you're not a child anymore. I look around, not sure if I wanna grow up. My new school. L'oroscopo. Dice che avremo entrambi una brutta giornata. E poi? E poi non c'è tempo per questo. Sei sicura che funzionerà? Sì, e sta arrivando adesso. Voce. Ma perché devo uscire con Charlotte? Perché nasconde qualcosa. La tua missione è scoprire che cosa. Ma non ci sarebbe un altro modo? Voce. Charlotte, ti va di uscire con me? Finalmente sei tornato strisciando. Striscia. Ti va di uscire con me? Ma certo, mi piacerebbe tantissimo. A dopo. Sogliolino. Ahi. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Nick, mi devi una spiegazione, Rivellini? Anna, vuoi che ti dica il tuo oroscopo? Con me non funziona. Anna? Anna? Ehi, Vivien! Puoi portare via questi piatti, per favore? Certo! Eccoti la mancia, bellezza! Grazie, ragazza con gli occhiali! Ciao ragazzi! Sono Rudy ed oggi sarò il vostro cameriere. Ma noi vogliamo Vivien! Mi dispiace, ma Vivien è occupata. Vivien è qui! E qui c'è la tua mancia, bellezza! Grazie ragazzi uguali! Ma come fai? Vivien ha un trucco e il suo trucco è la bellezza! Ecco la tua mancia, bellezza! Ma lui non ha nemmeno pranzato qui! Quindi, se ho capito bene, hai dato appuntamento a Charlotte. Esatto! Perché una voce sul telefono ti ha detto che devi scoprire il suo segreto. Esatto! Ma non puoi dirlo a nessuno! Nick, ne ho sentite di scuse assurde in vita mia, ma questa le batte tutte! Ma Anna non è una scusa! Guarda! Voce! Parla! Dimostra che esisti! Ok, Nick, ciao! Ma Anna! Tranquillo, Nick. Ted, del corso di matematica, la consolerà. Ha, ha.
Ah. Adesso parli? Sai, sono timida. Anna, senti! Senti! Oh, un tavolo da sparecchiare! Patatine fritte al tavolo 13! Roll, Rudy in consegna! Prima fermata il tavolo di Tim e Tom. Ecco le vostre patatine giganti. Salse? Questo sì che è un servizio! Ecco la mancia, bellezza! Guarda, Vivien! Due dollaroni! Il mio bolide mi ha portato a Mancia City! Oh, un tavolo da sparecchiare! Ah, alla sala pennellocchio! Non immaginavo che il nostro primo appuntamento sarebbe stato in bagno. Pensavo che a una tipa come te sarebbe piaciuto. Sì, in effetti mi piace. E poi qui nessuno può vederci, soprattutto Anna. Che c'entra Anna? Niente! Ma cominciamo a conoscerci meglio. Chi sei veramente? Cosa nascondi? Parla! Cosa? Ehi! In questa scuola le brutte sorprese non finiscono mai. Sovrintendente, che piacevole sorpresa! Drink? I bagni non servono agli incontri romantici, no! I bagni servono... Beh, lo sapete perché servono, fuori di qui! Non lei, signorina! Nonno, cosa ci fai qui? Sono molto deluso, Charlotte. Non dovresti frequentare i ragazzi della McGuffin. Che ci posso fare? Nick mi piace. Non ci sarà nessun Nick. Quando riuscirò a chiudere questa scuola puzzolente? E quanto a te? Beh, cambierai istituto oggi stesso, così non farai più danni. Ancora? Ma nonno, stavolta non ho bruciato niente. Appunto. Ah, ricordati, io e te non ci conosciamo. Sì, signore. E poi, questa scuola puzza! Non ci posso credere. Ho lavorato come un matto e alla fine ho solo i soldi per il pranzo. Vivien ha lavorato pochissimo e ha guadagnato abbastanza da portare tutta la famiglia in vacanza. Ma io ho anche portato il mio super bolide a due ruote. Vorrei che mi dispiacesse, ma non è così. Datemi le mie mance. Cosa? No! Non si fanno soldi in punizione. Ma non è giusto! Vorrei mi dispiacesse, ma non è così. Vivien, alla fine abbiamo guadagnato gli stessi soldi! Batti il 5! Ah! E Anna? Cosa? Charlotte è la nipote del sovrintendente! Bravo, rubacuori! Hai scoperto il segreto di Charlotte! Già? Dove sono i miei punti? In realtà l'ha scoperto Anna. I punti vanno a lei. Cosa? Ha, ha, ha. Scherzavo. E vai! 100.000 punti! Sono quasi sul Wall of Celebrities! Yuppie! A quanto pare non sei un bugiardo. La tua voce aveva ragione. Grazie a te ho ricevuto 100.000 punti. Festeggiamo insieme? Sì, adesso che Charlotte se n'è andata non ho più ragione di essere gelosa. Allora? Eri gelosa? No! Cioè, sì! Forse. Ma non importa. Il sovrintendente vuole chiudere la scuola, Nick! Niente scuola, niente wall! Non ti preoccupare! Chiunque provi a chiudere questa scuola se la vedrà con me a colpi di Kung Fu! Wah! Ah! Do, do, do. Wah! Wah!
finito? No. Aia! Ok, ti porto in infermeria. Ai. My new school.